avvicinate un attimo. Ecco, quando nell'Ottocento, il primo trentennio dell'Ottocento, la famiglia Aria acquisì questa zona, fece due grossi interventi. Uno all'Acropoli, e i risultati del lavoro all'Acropoli li abbiamo visti questa mattina con i monumenti che sono venuti alla luce, i monumenti sacri. Poi fece un grosso intervento in questo settore dove voleva realizzare questo laghetto, che quindi non è originale, ecco. Quindi fu realizzato il laghetto e nel corso della realizzazione furono trovate tutte queste tombe che, come le tombe anche della necropoli nord, della necropoli orientale che oggi non avete visto, in realtà la situazione in epoca etrusca era di affioramento solo nella parte di Segnacolo, ecco, questi cassoni erano interrati, quindi dobbiamo proporre un livello più alto. Ora è chiaro che c'è l'ipotesi anche che alcune di queste tombe all'inizio dell'Ottocento, cioè, furono spostate in modo un po' scenografico, anche se i testi dicono che questo non accade, ma gli scavi degli anni 30, del 1830, in realtà non sono scavi dettagliati con vere e proprie relazioni di scavo, come ci faceva vedere oggi, no, professor Sassatelli. Anche i primi scavi Gozzadini e i primi scavi ancora erano stati fatti dal conte Pompeo Aria, per questo il museo è dedicato a lui, furono fatti con quei principi un po' pionieristici dell'Ottocento, di ritrovare le cose, metterle in luce, eccetera. Tant'è vero che questo ha creato dei grossi problemi a livello di composizione dei corredi tombali, perché allora, in un modo un po' positivistico, si faceva un'elencazione degli oggetti mettendo insieme tutti i vasi, l'elenco dei vasi attici, l'elenco dei bronzi, l'elenco degli ori, e quindi alla fine è risultato un po' difficile ricomporre nella composizione i corredi. C'è un lavoro di recente di Marinella Marchesi che ha tentato, con qualche successo sulla base dei diari di scavo, che però erano fatti con un'ottica diversa, ma di rintracciare i reperti di maggiore interesse. Comunque, ecco, dal punto di vista dell'antiquaria, prima di entrare ancora nel discorso archeologico, è chiaro che ci si propone come veramente il parco romantico, quasi all'inglese e un po' alla tedesca, perché, ecco, all'interno del laghetto è stato ricavato questa collina con ciottoli presi dall'intorno, quindi chissà, magari ci può essere anche qualche pietra di una certa importanza, ecco, per l'archeologia, anche se a prima vista tutti gli archeologi di generazioni si sono cimentati nella ricerca di iscrizioni in vista, ma non ci sono. E comunque lì all'interno c'è poi una galleria percorsa dalle barche, ricorda molto alla Ludwig, no? O Schwanstein o cose simili, per cui in questo romantico percorso che poi portava al laghetto con i cigni, eccetera. Oggi spesso sono corredati anche di aironi, cinerini che gravitano su questo luogo. Ecco, il discorso delle tombe è un discorso di tombe a cassa caratterizzate da entrambi i riti, sia inumazione sia cremazione. La grandezza è dovuta al fatto che logicamente il corredo era all'interno di queste casse, perché quasi sempre, ecco, c'è solo un caso di tomba che potrebbe avere avuto due sepolti. Ecco, nella necropoli, no, questa è la necropoli nord della città, sono contate circa 125 tombe. Più o meno così la stessa anche nella necropoli orientale, però da questo la domanda che mi fanno tutti, no, voi no perché ovviamente siete più avanzati nelle conoscenze archeologiche, però da questo è comunque difficilissimo quantificare il tipo di individui che abitavano a Marzabotto, perché questa è una domanda frequentissima alla quale si può rispondere solo in modo indiziario, perché è ovvio che queste tombe sono tombe di grande prestigio, che avevano monumenti funerari. Poi se ci aggiriamo un attimo vedremo che sono sfere o uova, il cosiddetto uovo rigeneratore, colonnine, e probabilmente una parte dei monumenti che voi avete visto sotto il porticato, il primo porticato, non l'ultimo fatto, ecco, il primo porticato ha una serie di monumenti in pietra travertinoide che presumibilmente possono essere anche i segnacoli di alcune di queste tombe. Presumibilmente, perché in realtà noi non abbiamo dati sullo scavo, come si diceva anche stamattina, sullo scavo dell'Acropoli, quindi anche com'era quell'altare che avete visto, si presume che in realtà non fosse in elevato, e
può darsi anche che una parte di quei monumenti fossero all'interno di quel recinto, ma sicuramente una parte vengono anche dalle necropoli. In museo non l'abbiamo vista, ma c'è anche la copia di quella che è la statuetta più famosa di Marzabotto, l'originale è conservato dalla famiglia Aria, che rappresenta, è una cimasa di candelabro, cioè una statuetta con due personaggi femminili, i cosiddetti Marte e Venere, ma comunque è un guerriero con un personaggio femminile, un guerriero che sta accompagnando forse nell'aldilà una defunta, e quindi ci attestano l'esistenza anche in queste tombe di candelabri, vale a dire di oggetti a cui appendere le lucerne per illuminare la notte, cioè bronzi di vario tipo e manufatti dei quali purtroppo non abbiamo più molte attestazioni per due fatti entrambi negativi, cioè nel 1911 il museo che era ospitato a Villa Aria fu rapinato di tutti gli ori, quindi tutti gli ori che proprio per quel concetto positivistico di tenere raccolte insieme le cose erano tutti insieme, quindi furono rubati tutti insieme, e i bronzi subirono una decimazione o più che una decimazione dal bombardamento del 1944, quando il museo fu, il museo nel frattempo si era spostato dove l'avete visto oggi, quindi nell'incendio del museo si rovinarono moltissimi dei bronzi che oggi qualcosa potremmo vedere anche in museo. Quindi non so, ecco, queste tombe sono probabilmente, qualcuna di queste aveva all'interno anche tracce di intonaco, ma purtroppo lo scavo fatto in anni così lontani non ce l'ha potuto attestare, ma abbiamo sempre esempi di casse che dentro sono intonacate, forse qualche traccia potrebbe essere anche ritrovata nella necropoli orientale e anche soprattutto, ecco, le prove, cioè ci hanno trovato anche delle bombe messe, cioè hanno dovuto subire anche la bonifica bellica, quindi immaginiamo queste zone che cosa furono soggette. Ecco, poi magari Maddalena, se ha voglia di raccontarvi un attimo la storia del palazzo, che comunque fu sede delle truppe tedesche, ecco, e quindi è chiaro che questa era una zona al centro proprio della... Andiamo poi a vedere comunque gli oggetti al museo. I corredi si componevano come il tipico corredo che si può trovare anche più composto nelle tombe di spina scavate in tempi più recenti, per cui caratterizzati da ceramica attica, quindi da vasi di importazione, da bronzi di produzione prevalentemente etrusca, tutti oggetti che si rifanno al concetto del banchetto nell'aldilà, e quindi che attestano la penetrazione dell'ideologia del banchetto, e quindi una fortissima grecizzazione, quella di cui ci ha parlato anche stamattina il professor Sassatelli. E se mai qualche sparuta persona vorrà entrare in museo, vi farò vedere anche una prova provata, non che ce ne sia bisogno, di ciò che ha detto oggi, anche ci ha raccontato oggi il professor Sassatelli, in quanto abbiamo, nell'ultimo scavo che ha fatto la soprintendenza nel 2002 sulla parte più orientale del pianoro, quello che si è rivelato essere un'area santuariale molto importante, è venuto fuori il più bel bronzo dell'Etruria settentrionale, cioè una statuetta di alta oltre 30 cm che è abbigliata assolutamente come una core greca, solo che traduce nei modi, dell'abbigliamento etrusco quelli che sono i modi dell'abbigliamento greco, per cui invece dell'imation ha la tabella etrusca, però ha i due chitoni, al posto dei sandali greci ha i calcei repandi, quindi praticamente nel momento in cui una famiglia di alto rango della Marzabotto etrusca si autoafferma con questo grande dono nel santuario, vuol far vedere che sa tutto di quello che è lo spirito del mondo greco, delle core greche, dell'acropoli e della donazione dell'immagine femminile, anche proprio come Agalma dice il mondo greco, come donazione e status symbol quasi della famiglia. Lui sa benissimo come sono i modi greci, però li traduce quasi con orgoglio nei moduli tipici e canonici dello spirito etrusco più radicato, e quindi è una statuetta che sicuramente può diventare un vero e proprio, perché per esempio altre statuette che noi abbiamo di questo tipo sono vestite completamente alla greca, oppure sono più modestamente vestite nell'abbigliamento etrusco normale di tutti i giorni, un chitone con manicato, insomma. Quindi ecco, questo sarà sicuramente il simbolo futuro di questo ragionamento che dal Tempio di Tinia
dagli oggetti greci di produzione greca che arrivano a Marzabotto ci attestano come loro sicuramente attingevano a tutte le cose più evolute del mondo greco, però trasmigrandole e ridigerendole, diciamo, alla maniera etrusca. Io credo che un piccolo giro fra le tombe, forse, perché il problema di questa necropoli è che è talmente pericoloso l'accesso che noi non la possiamo tenere aperta al pubblico, perché forse per i bambini ci sarebbe il problema di fare un confine di sicurezza, una recinzione, quindi ecco, è una piccola cosa che grazie anche così alla cortesia di chi ci consente di fare un giro diverso e più sicuro, a questa ogni tanto si riesce ad accedere. Grazie. Thank you.